Ciao a tutti! Come sono contenta di parlare di questi libri, si vede di cosa parliamo adesso? Cambiare le ossa di Barbara Baraldi. Allora, questo è l'ultimo uscito dell'autrice, proprio uscito da 10 giorni. Come vi ho detto nell'ultimo book haul, io mi sono ritrovata in libreria così, per passare il tempo, giustamente, perché non ti fermi in un bar, entri in libreria. E me lo sono ritrovata davanti, avevo finito il precedente, la stagione dei ragni, e ho detto va bene, assolutamente compralo. E per questo io mi ritrovo con i libri di questa autrice, tipo metà in cartaceo, metà in digitale, e devo recuperare tutti i cartacei, poco da fare. Comunque, Cambiare le ossa, edizione Giunti, prezzo di copertina 16,90, li vale tutti, assolutamente me lo sono mangiata, ragazzi. Mangiata. Io questo libro l'ho iniziato giovedì pomeriggio e l'ho finito ieri sera, cioè venerdì sera. Divorata, divorata. Allora, di cosa parla? Qui ritroviamo invece la stagione dei ragni, parlava del papà di Aurora, della protagonista della serie. Aurora, una bella gatto. Qua invece ritroviamo Aurora, è una nuova indagine. Ritroviamo Aurora che dall'Emilia viene richiamata a Torino, nella città natale, come consulente per un caso molto particolare, e tra l'altro bellissima, allora non spoilero perché tanto è scritto qua, bellissimo il legame, soprattutto leggerlo subito dopo il precedente, cioè la stagione dei ragni, perché qua ritroviamo uno dei protagonisti che nella stagione dei ragni era un bambino, e lo ritroviamo come gli succede una cosa in questo, e quindi è stato fantastico, cioè una genialità questa autrice, cioè geniale. A parte che vabbè, questo protagonista è sfigato perché cioè, proprio batte tutte le statistiche, impossibile, vabbè, comunque dettagli. È un thriller, ovviamente, è un'indagine che fa venire la pelle d'oca così, non solo per l'indagine, i colpi di scena, insomma, al solito, ma perché c'è un mix, si va a parlare, oltre che di indagine, serial killer, si va a parlare di fede, di fisica quantistica, di un'analisi su se stessi, Aurora. Quante cose si rende conto di avere così tante cose in sospeso. Insomma, ci sono un paio di capitoli che io ho scritto un commento all'autrice su Facebook, capitoli 33, 34, 35, 36, che mi hanno... Ero così, a metà libro sono più o meno, ero così. Dicevo... Facevo così, alla fine quando li ho finiti, cioè che... Si è risolta quella situazione, ho dovuto scrivere all'autrice e dire ma che scherzi mi fai, avevo l'ansia, cioè, ma no, e è stato bellissimo. Niente, vi consiglio questo libro, avrete capito, assolutamente sì, ma vi consiglio di leggere la serie su Aurora in ordine, perché si seguono le vicende dei personaggi, dei protagonisti, secondo me vanno letti in ordine, cioè sì, le indagini sono a sé, ma senza sapere il background dei protagonisti, secondo me si perde parecchio. I volumi precedenti sono, non mi ricordo più l'ordine giusto, ve lo lascio scritto qua sotto prima che mi mischio, detto qua. E niente, detto questo, io vi saluto, e noi.